Cesare, dopo 5 sconfitte consecutive era importante vincere, alla fine del derby contro Campi è uscita una vittoria di 14 punti, una partita però sofferta dove Genova ha dovuto sudare le proverbiali 7 camicie. Sì, permettiamo che nelle ultime giornate Campi ha fatto soffrire le 7 camicie a tutte le squadre che ha incontrato, ciò non toglie che non giustifica il nostro iniziale atteggiamento, è già la seconda partita anche con Porto Sant'Epidio la stessa cosa difensivo, dove alla fine abbiamo subito da una squadra che mediamente segna 65 punti, 48 punti nei primi due quarti, quindi c'è qualcosa che non è andato, il piano partita non è stato assolutamente rispettato difensivamente, ma anche in attacco abbiamo giocato per evidenziare i pregi di Campi e ciò ha fatto risultare Campi molto intelligente e furba a giocare la sua pallacanestro. Sicuramente le percentuali da tre punti non sono quelle che di solito hanno messo in campo, però giocando liberi, giocando sereni e giocando una buona pallacanestro ci hanno messo sotto meritatamente i primi due quarti. Poi gli altri due, se si va a vedere, 28 punti subiti, che è quello che noi miravamo a fare, pochi contropiedi se non un paio da palle perse anche lì molto banali, e poi in attacco più tranquillità, più circolazione di palla, meno frenesia, e ci ha fatto un risultato che secondo me è ampio, troppo ampio rispetto a quello che è stato la risultanza della partita, però sono due punti fondamentali, ma l'atteggiamento iniziale non va bene, non possiamo pensare di giocare due partite, o meglio, in questo momento stiamo giocando molto meglio fuori casa, dove siamo sempre sul pezzo, dove riusciamo a mettere in campo dal primo secondo quello che dobbiamo fare e psicologicamente siamo molto più sereni, però non possiamo regalare il fattore campo, che all'inizio dell'anno era veramente importante. Adesso abbiamo questa vittoria, spero che ci dia fiducia, perché sicuramente anche l'aspetto mentale dopo molte sconfitte anche immeritate e anche frutto, io non voglio mai citare gli arbitri, ma però onestamente frutto anche di decisioni molto 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 dubbie, contava oggi vincere, l'abbiamo fatto, abbiamo messo due punti importanti, anche se Porto Sant'Epidio in ottica salvezza ha fatto due punti incredibili con Pescara, però tant'è, dobbiamo cercare di vincere le partite in casa che dobbiamo vincere. Ce ne avremo di più rispetto a quelle fuori casa, ma sicuramente serve un atteggiamento migliore al di là delle difficoltà oggettive che abbiamo fisicamente. Oggi si è vista l'importanza di Innocenzo Ferraro anche su una gamba sola, però è un giocatore che per noi è fondamentale e contiamo e speriamo, e non so più come dire, di riuscire ad averlo, non dico al 100%, però è un giocatore che per noi anche non tantissimi minuti è determinante, oggi lo ha dimostrato. La speranza di recuperarlo, ripeto, non al 100%, ma farlo in maniera fattiva e poi giocare con più attenzione, giocare con più continuità. Abbiamo fatto momenti, secondo me, anche interessanti, ma anche dei momenti in cui ci siamo addormentati e non siamo stati capaci, nei momenti in cui riuscivamo a recuperare e andare sopra a Campi, ad ammazzare la partita anche nei primi due quarti. Questo non va bene, ma sicuramente, ribadisco, prendiamo quello che c'è di buono, la vittoria, i 18 punti in classifica e una classifica cortissima, sia in ottica adesso playoff ma anche play out, visto che le squadre dietro sono rafforzate, sono competitive e ovviamente fanno anche risultato.